Benvenuti, siamo con Bartolomeo, detto Bartolo Jossa, che abbiamo visto alla... Bartolo Jossa, che abbiamo visto a una delle puntate di The Voice Senior. A lui ovviamente siamo rimasti stupiti della sua performance. Abbiamo visto che ha cantato Amen, pezzo di Zucchero, straordinariamente. La sua voce ha ammaliato tutti e quattro i giudici, compresa anche la conduttrice Antonella Clerici. E su questa sua, diciamo, emozione chiediamo proprio cosa ha provato. Ovviamente ha festeggiato i suoi 50 anni di matrimonio, insomma abbiamo visto tutto. Il giorno dopo è stato un insieme di cose, praticamente di avvenimenti che insomma hanno segnato un po' il mio stato d'animo. No, non me l'aspettavo assolutamente. Ho visto che tua moglie ha fatto di tutto, di più. Cioè, praticamente è stata la signora Antonia. Ha partecipato attivamente alla buona riuscita della trasmissione. Infatti, della mia esibizione. Io sono rimasto perché non me l'aspettavo. Stavo lì a guardare questa bellissima puntata di The Voice Senior. Ti vedo uscire il primo Bartolo Rosso. No, forse. Sono stato il secondo a cantare. Eh sì, però ho detto Bartolo, ma proprio lui. Poi proprio giustamente. Lui. Residente a Trani, latino di Canosa, ci siamo conosciuti prima, in occasioni un po' di tempo, più o meno insomma. Analoghe. Quindi. È stata un'emozione grandissima che mi ha lasciato, devo dire, il segno. E poi l'esperienza, diciamo, di stare in questo magnifico, diciamo, teatro, chiamiamolo teatro, studio, ecco, studio televisivo, dove... Un sogno che si avvera che è con... si rasenta la perfezione dell'organizzazione, dei fonici, qualcosa di incredibile, anche perché quello ti spinge anche a far bene, perché c'è una tecnologia molto avanzata. Quindi stiamo parlando di Mamma Rai, quindi è un dietro le quinte che possiamo non spoilerare, un piccolo aneddoto che è stato durante quel momento della ripresa che hai avuto solo... ci sono i registi, c'è il regista che ti spinge ti motivano e ti fanno delle riprese dove tu sei un po' così nervoso, quindi e loro ti spingono a stare bene, ad affrontare tutto, perché la prossima che noi saremo ad aspettare quando si vedrà, ce lo auguriamo prestissimo, e che ovviamente il tuo risultato possa proseguire. Io spero, spero. Quello spero lo auguriamo tutti, anche perché noi facciamo il tifo anche per te. Grazie. Vittorio, sei gentilissimo e un carissimo abbraccio a te e a tutti i nostri, a quelli che ci seguono. Ti ha caldamente, come dire, sostenuto. È stato anche Lauser Trani. Lauser, che un sono saluto stati a tutti praticamente gli amici. Loro hanno aspettato fino all'ultimo momento per vedere. E abbiamo una marea di amici, tu ed io. Abbiamo amici in comune, per questo siamo qui. Comunque, partono prossimamente su Rai 1 nella prossima puntata di The Voice Senior, visto che adesso è in squadra con... Sono in squadra con Arisa. Arisa, straordinaria tra l'altro, insieme a tutti gli molto altri bravo, coach. Molto bravo, anche gli altri chiaramente. Si sono mostrati veramente tutti, era difficile scegliere. Lo so. È stato difficilissimo. Allora, ho scelto Arisa solo perché lei è stata la prima a girarsi. Ah, proprio una questione, diciamo, distinto. Però ero tentato anche da altri, sinceramente, però non se la prendono a male. No, comunque. Sono sempre quattro coach fantastici, e quindi alla fine uno sicuramente farà il meglio dell'altro. Direi proprio di... Grazie a Bartolo Jossa, grazie a tutti a te, quanti Vittorio. Voi e alla prossima. Un carissimo saluto a tutti, ciao.